Eccoci qui. Ma Ma Valerio, cosa ti è successo? Ti trovo cambiato. no, ho solo fatto crescere un po' il pelo, dai. Stai benone. Eccomi qua, eccomi. Posso avere C'è la un tua po' di spazio, sostituta. poco Vieni, poco? Un Tiffany. pezzettino Un qua, brava Tiffany. pezzettino. Perché oggi vi portiamo in giardino a provare questo coso. Facciamo due o tre scatti, giusto così per capire un Ma pochino. che Ma cos'è? ecco. Prima Mariella vi spiega che cos'è. Perché io? Dai, È ti una aiuto. paletta del traffico. Ma no, dai, riprova. È il filtrino per lo zucchero a velo. No, è qualcosa che connesso con la fotografia. Dai, hai visto anch'io Quindi è inizialmente sempre l'ho un usato. filtro. È un filtro fotografico, cioè no, non fotografico, è un filtro per il bilanciamento del Bianco. bianco. Secondo te, l'ho fatto il bilanciamento del bianco io ora? Sì, ti sei Mi avvicinato. sono ricordato questa volta. Di In genere non lo solito fai no, nei tuoi no, video, nei miei infatti. video no, però quando scatto delle foto sì. Perché? Perché è importante il bilanciamento del bianco? Che mi fai l'interrogazione? No, Tiffany sta giocando con una presa elettrica. Perché è Fantastico, tra un po' vediamo le importante? fiamme, Esatto. bellissimo. Perché ad ogni scena c'è una temperatura di luce differente, quindi non Esatto. intensità, ma temperatura che è Brava, diverso. come in questo caso, questa luce magari emetterà un 4500 Kelvin, idem questa, quelle dietro hanno tonalità differenti e quindi in base alla temperatura, Tiffany, noi dobbiamo dire alla macchina che cosa fare, perché c'è la possibilità di mettere il bilanciamento del bianco automatico, no? Oppure lo facciamo noi personalizzato e abbiamo diversi modi. Dei preset, se vedrete appunto nella vostra fotocamera, ci sono, che ne so, tungsteno, flash, nuvoloso, ecco, perché sono dei preset già Ora preimpostati. mi spiego tutto. Ecco bene. Oppure c'è la scala Kelvin, perché la temperatura della luce si, Regola no, si regola, si cioè, si misura misura, grazie. in In Kelvin. Kelvin, esattamente. E quindi noi possiamo anche andare a regolarla Ma direttamente. devi essere uno scienziato per regolarla da solo. Come No, fai? devi conoscere l'emettitore della luce, quindi la lampadina, quanti Kelvin spara l'illuminazione, a qual è la sua temperatura, oppure hai uno di quei luxometri che oltre a leggere l'intensità ti legge anche La la temperatura. Ah, temperatura quindi può cuore. essere utilizzato, cioè può essere regolato, i Kelvin possono essere regolati sia all'interno che in esterno, insomma. Esatto, e bisogna però fare il bilanciamento del bianco a prescindere, è importante e ce lo dice Mariella Altrimenti si perché. falsano i In colori. Io quale contesto fotografico è importante? penso in tutto, forse soprattutto nella macrofotografia, nella ritrattistica. Assolutamente, tutti i Lo contesti street, fotografici. ma tutti, perché Uno, se sì, ecco, poi poi interno, immagina esterno, uno in particolare. uno in particolare. Tiffany gioca con le cose. Uno in particolare. Food. Food. Brava, come hai Su fatto? food si è risvegliata Esatto, il Tiffany, ho cibo. fame. Perché è importante il colore nel cibo. Quindi quando noi fotografiamo una bistecca, un piatto di spaghetti, qualsiasi cibo, un biscotto, no? Basta pensare ad esempio al gelato. Gelato. Brava, è un gusto. Pistacchio, Ah, oh, bravissima, che in ogni particolar volta. modo, che lo rappresentano tutte le gelaterie, cioè tutte, non tutte, la maggior parte verde, invece dovrebbe essere marrone. Esatto, perché questo? Perché sanno che il colore È è una cosa importante, quindi importantissima. aggiungono del Esatto, colorante. come la menta, no? Che è sempre lo sciroppo alla menta è verdissimo, Proprio perché bisogna in qualche modo dire al cervello: oh, questo frutto è maturo, il pomodoro è rosso, la mela è Sì. rossa, quindi la puoi mangiare, è buona, fa bene, ecco. Purtroppo cambia anche con i coloranti, anche se sono naturali, per carità, tanti vengono fatti con insetti, ma questa è un'altra storia. Ma prima hai detto che ci sono, no, diversi modi, Diversi anche sì. per, cioè diversi modi, diversi strumenti per regolare. Esattamente. Questo è molto economico e vedrete e vedremo tra poco anche come si utilizza. È molto economico, ce ne sono altri economici e meno Però economici già e abbiamo più capito che questo qui si utilizza attaccato si all'obiettivo. attacca all'obiettivo esattamente, quindi ti permette di fare un qualcosa di diverso, perché l'alternativa, soprattutto
sono le schete, quelle grigie al 18%, sono dei cartoncini che si mettono, ad esempio se io devo riprendere te che stai in questo posto, metterò qui davanti a te, ti faccio spostare un pochino, metto qui la scheda, quindi dove batterà la luce, vado a riempire l'inquadratura e mi faccio il bilanciamento del bianco in quel modo lì. Poi se volete vedere dei video più specifici, come si fa il bilanciamento del bianco con Fuji, con Nikon, eccetera, eccetera, lo vediamo, magari scrivetelo nei commenti, ma penso che lo saprete però già. Sono confusa, perché il bilanciamento quindi, del bianco viene fatto con il grigio? Perché il grigio, è poi è un grigio specifico tarato, riesce a rimandare una sorta di neutralità, capito? Ho capito. Quindi ti neutralizza i colori e ti fa fare il bianco dal neutro. Ok, ok. Cioè, anche da approfondire, però grosso modo il concetto è questo qua. Il concetto. Ok, e quindi deve essere una scheda tarata. Sai quanto costa una scheda professionale buona? Un cartoncino, per di carta. Di lavoro, però posso immaginare una cifra importante, 40 euro? No, ti lascio in descrizione. Addirittura di più. Sì, poi vatti a vedere in descrizione di questo video il link per questo. L'alternativa economica a quella che poi stiamo dicendo, e poi ci sarà, ti lascio sotto proprio anche la scheda se la trovo, quella professionale, vedrai che costo di cacchio. Ok, è perché è tutta roba taratissima. Però per noi comuni mortali vanno benissimo queste o le alternative che sono sempre le schede grigie, ce ne sono di molto economiche che possono competere con questo a livello di prezzo perché costano intorno ai 15 euro, 10 euro, 20 euro, ecco. E però funzionano diversamente, che vanno messi davanti dove proprio sta il soggetto, dove cade la luce, quindi io mi devo avvicinare al soggetto e questo non è sempre possibile. Certo, come nella macrofotografia per esempio, altrimenti l'insetto scappa. Esatto, nella faunistica. Scusa, se ti sposti un attimo che devo un attimo fare il bilanciamento col cartoncino. Bravissimo, nella naturalistica è un po' più difficile utilizzare questo tipo di sistema. Nel food o ritrattistica sì, va benissimo anche perché ripeto street. È importante anche nella street ecco bilanciamento del bianco nella street, questo quello, è, io penso sì. Che sia il sistema proprio unico, quindi facendo un breve riassunto. Esatto. Allora, il bilanciamento del bianco è importantissimo proprio per ritrovare il colore naturale proprio della, ecco, scena. Della scena. Poi per ci sono per riprodurre tutti i colori. Esatto. I colori naturali, in maniera più quanto più naturale e simile all'originale. Esatto. All'originale. Poi naturalmente dipende si dallo schermo fare, di chi guarda, certo, e via discorrendo. Si può fare anche dall'occhio di chi guarda, sì, sì, esatto. Perché non tutti forse vediamo nella stessa maniera. Ecco. Quindi si può fare con diversi strumenti, tra cui questo filtro che io chiamo la palettina, la paletta, oppure esatto. La paletta, oppure, oppure i cartoncini. Esatto, ce ne sono anche o addirittura manualmente, come hai detto, grazie a un luxometro con la regolazione in base ai Kelvin. Qual è la temperatura, quali sono i Kelvin, esatto, e li vai a impostare sulla macchina. Esatto. Però a questo punto io andrei a provare. Dai, andiamo a vedere come funziona e lasciamo giardino. I commenti, ecco, ai nostri amici appassionati di fotografia, ci dicono cosa ne pensano. Naturalmente questi saranno degli esempi fatti un po' velocemente, ma se poi vorrete vedere delle prove molto più dettagliate, esatto, o magari dei confronti tra questo e l'altro sistema, quindi con le schede, sempre quelle economiche, naturalmente, fatecelo sapere nei commenti perché noi lo facciamo. Esatto, andiamo fuori intanto. Vai, andiamo a vedere. Thank you.
Ok, eccoci di ritorno. Che ne pensi? Che comunque qualche piccola... Devo dire che la Fuji ha un ottimo riscontro con l'automatico. Vabbè, con i colori Fuji film rinomata. È rinomata, però qualche differenza si vede. Sì. Ed è interessante capire anche... Sì, bisognerebbe passarci un po' più di tempo, certo, analizzarle meglio, perché ho visto della tendenza un po' più al verde... Però, ecco, ripeto... Sì, ma guarda, forse è pure colpa della mia mano, perché è la prima volta che uso uno strumento del genere. No, vabbè, ma se tu lo attacchi bene, però, quello è. No, in realtà forse c'era anche attivo il sistema di filtri di simulazione della Fuji, e quindi tendono anche, magari forse c'era lì... A sommarsi. Esatto, che ricorda quello delle pellicole. Quindi bisognerebbe disattivare tutto. Sì, fare proprio una cosa neutrale per utilizzarli al massimo. Comunque, però io è un po' di tempo che ce l'ho. Ne avevo parlato in una puntata di cose fighe insieme ad altri accessori. Sì. E da allora lo sto utilizzando e devo dire che non mi dispiace di aver fatto questo acquisto, infatti lo porto sempre con me. Bellissimo. Bene. Lo utilizzerò anch'io da oggi, anche con la mia Nikon antichissima. Ma assolutamente, ci vuole, da testare. Bello, grazie. Ragazzi, buona luce, fate belle foto. Iscrivetevi al canale, ecco. Attivate tutte le campanelle. Mettete un like, lasciate un bel commento. Esatto. E ci vediamo con il prossimo video. Ciao. Buona luce.